easy go. Quel che rimaneva del problema ci ho pensato io. Oh, merda. Allora è finita sul serio. Porca bottana. Tutto bene? Vuol dire solo che Joe è morto sul serio. Era un mio amico. Era un fratello. Volevamo diventare uomini fidati di uno stronzo di nome Leo Galante. Un pezzo grosso della commissione. Alla fine è andato tutto a puttana e ci hanno fottuti. Ecco che ti succede quando segui gli ordini. Sono passati un paio d'anni, ma non sapevo se Joe fosse vivo o altro. Quando l'hai saputo? 4 o 5 anni dopo essere arrivato qui. Avevo ancora un po' di influenza laggiù. Ho tenuto le orecchie aperte. Ho saputo che uno dei tizi in macchina con Joe è qua in giro. È uno che non regge l'alcol. E l'hanno sentito parlare di uno spione che deve fare fuori per conto di Leo. Lo stesso spione che gli ha rotto i denti e spaccato la faccia. Direi che Joe non gli ha reso la vita facile. Hai ragione, cazzo. Joe Barbaro non sarebbe mai caduto senza combattere. È riuscito a scappare e si è dato alla fuga per un po'. È andato a Chicago per farsi aiutare da un paio di amici. E invece quelli l'hanno fottuto. Lo sanno tutti com'è andata. L'hanno picchiato a sangue. Gli hanno tagliato le mani e sfondato la faccia. E quando hanno finito... beh, non c'era rimasto molto da trovare. Sicuro che era Joe? Se non era lui, se Joe fosse vivo, mi sarebbe venuto a cercare. Abbiamo fatto la cosa giusta per Joe, ammazzando gli stronzi della mia lista. Grazie, Lincoln. Se non stai attento, finiremo per gestire insieme mezza città prima che tu possa dire A. Ah.